essenziali come individuate dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grazie onorevole Giammanco. 3.52 Baruffi. È sostanzialmente assorbito dalla riformulazione precedente. Però adesso lei mi deve dare il parere, poi se sarà assorbito, quindi sarebbe favorevole. È un invito al ritiro, perché realmente viene assorbito dalla riformulazione che ho appena letto. 3.53 Baruffi. Vale lo stesso per il 3.52. 3.54. Lo stesso per i precedenti. Va bene. 3.55 Nicchi. 3.55, parere contrario. Grazie, governo. Conforme alla relatrice, Presidente. Grazie. Allora passiamo ai voti. 3.50 Miotto. Parere favorevole di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Martelli. Ok, di qua abbiamo votato tutti, Latronico, Causin. Bon, chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora al voto della 3.51 di Vita, se la relatrice, se la proponente si è accettata la riformulazione, quindi lo mettiamo ai voti, così come riformulato dalla relatrice. Parere favorevole di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Folino. Di Lello. Fontanelli. Lorefice, Fossati, Civati. Ok, mi pare che abbiano votato tutti. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora, quindi sono assorbiti il 3.52 Baruffi, il 3.53 Baruffi, il 3.54 Fabbri, passiamo al 3.55 Nicchi, parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Ci siamo? No. Biancofiore. Ecco. Di qua. Di Lello. Ok. Cera e Mazziotti. No, Mazziotti non devo votare. Cera sì. Poi chiudiamo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3. È aperto. Vuole la parola sull'articolo 3, onorevole Sbrolini, prego. Grazie, Presidente. Soltanto per affermare la bontà di questo articolo, l'articolo 3, che va proprio nella direzione della prevenzione, cioè quello di emanare delle linee guida proprio per aprire, dove possibile, ovviamente, gli orari di visita nelle strutture sociosanitarie, nelle strutture socioassistenziali. Quindi questo io lo ritengo un articolo di grandissima civiltà. Tra l'altro lo stiamo affrontando anche su altre tematiche. Penso quindi che vada proprio nella direzione di prevenire alcuni fenomeni e di tutelare tutte le parti interessate, cioè dalle persone più fragili ai familiari che possono così essere accanto ai loro cari il più possibile, tutelare al tempo stesso gli stessi operatori del settore. Quindi grazie, Presidente.
Grazie onorevole Sbrollini, non ho altri iscritti a parlare, quindi metto in votazione